Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. L'incidente a Cantalupo, convalidati gli arresti domiciliari per il conducente. Mauran Naimi, 22 anni, è stato dimesso dall'ospedale. In settimana i funerali dei tre ragazzi, domani l'ultimo saluto alla 15enne Denise, ad Alessandria Sara lutto cittadino, venerdì le esequie di Lorenzo. 8 agenti della penitenziaria di Ivrea sospesi per le presunte violenze in carcere. Sono in arrivo anche altri provvedimenti, non solo del giudice, per le indagini preliminari. In tutto gli indagati sono 45. Un agricoltore di 33 anni è morto nel Torinese, travolto dal suo trattore, stava lavorando nei capannoni dell'azienda agricola di Pavone Canavese. Inutili i soccorsi, i carabinieri e lo Spresal indagano sulla dinamica. Domani anche in Piemonte sarà sciopero generale contro la proposta di legge di bilancio, dalla scuola alla sanità e trasporti, stop di 8 ore presidi, il personale di ferrovie in regione sciopererà dalle 14 alle 18. Juventus, i magistrati hanno rinunciato all'appello che si sarebbe dovuto discutere il prossimo 21 dicembre contro l'ordinanza del GIP di Torino sulla richiesta di misure cautelari, tra cui il sequestro preventivo nei confronti del club di circa 437.000 euro per il presunto reato di dichiarazione fiscale fraudolenta. Grande attesa anche a Torino per Francia-Marocco, una sorta di derby per la prima semifinale mondiale con una squadra africana ormai adottata anche dai piemontesi, il servizio di Roberto Codebò. San Salvario, barriera di Milano, e non solo, per la terza volta consecutiva come Rabat, Fez e Casablanca. La comunità marocchina torinese pronta a vivere un sogno sempre più contro il pronostico. Oltre al Pesara derby tra transalpini DOC e immigrati, da noi invece gli italiani sono pronti ad allearsi per la terza volta con i marocchini, dimenticando beffe e disprezzi nei confronti degli immigrati nostrani. Al contrario, sempre più alleati contro i nostri cugini francesi, nel ricordo della finale 2006, tristemente ultimo acuto azzurro in un mondiale. Il sogno per il Marocco, la finale con l'Argentina di Messi, ma anche la finale per il terzo posto contro la Croazia sarebbe comunque qualcosa di inimmaginabile alla vigilia, la prima volta di una squadra africana tra le prime quattro del mondo. È tutto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.